Compreresti mai una casa al cui interno vive ancora il vecchio proprietario? Anche se la vendita avviene tramite un'asta del tribunale, la presenza di una persona nell'immobile costituisce per chiunque un disincentivo. Proprio per rendere più facile l'assegnazione delle case pignorate dalle banche, una riforma dell'anno scorso consente al giudice di sfrattare il proprietario ben prima del momento in cui avviene l'aggiudicazione al miglior offerente. In altri termini, il tribunale ha ora un potere molto ampio nel decidere se il debitore può rimanere o meno dentro la casa pignorata. Ma che succede se all'interno abita un invalido o un bambino? A chiarirlo è stato il tribunale di Castrovillari con una recente ordinanza. La regola generale vuole che il proprietario dell'appartamento, benché debitore, possa continuare a vivervi senza pagare un affitto al custode. Ma il giudice può ordinare la liberazione dell'immobile se vi sono valide ragioni, come ad esempio il fatto di ostacolare le operazioni di accesso e di stima della casa. Ciò vale anche se all'interno vi vive un minore o un invalido. In particolare, il diritto di abitazione del debitore è stato modificato con il famoso decreto legge banche del 2016 voluto dal governo Renzi. Oggi pressappoco funziona così. Con l'avvio del pignoramento, il giudice decide immediatamente se autorizzare il debitore a continuare a stare nella casa pignorata o se disporne la liberazione. Anche dopo questa decisione, in qualsiasi momento della procedura, il giudice può revocare l'autorizzazione emettendo un provvedimento di liberazione immediata dell'immobile. Ora, la legge non prevede limitazioni al potere di giudice di disporre l'allontanamento del debitore dalla propria casa e ancor prima questa sia aggiudicata al miglior offerente. Per cui, se nell'immobile pignorato vive un invalido o un minorenne, non c'è possibilità di opporsi all'ordine di sfratto. Questa è la legge. Vuoi tutelare la casa dai rischi del futuro e dai possibili debiti che potresti avere un domani? Hai sentito dire che il fondo patrimoniale è un'ottima garanzia contro i creditori? Purtroppo non è più così. Ecco perché. Come saprai bene, il fondo patrimoniale è una tutela che garantisce l'impignorabilità di tutti gli immobili che vi sono inseriti. In particolare, non è possibile aggredire la casa messa nel fondo patrimoniale tutte le volte in cui il debito per il quale il creditore agisce nasce da esigenze diverse dai bisogni familiari più stretti. Fino a ieri si è ritenuto che tali bisogni non fossero i debiti legati al lavoro o quelli con il fisco. E invece la Cassazione ha di recente detto proprio il contrario. Anche le obbligazioni sorte per l'attività commerciale, la professione o il pagamento delle imposte si considerano contratte per i bisogni familiari. Per cui i relativi creditori possono pignorare la casa nonostante questa sia stata inserita nel fondo patrimoniale. Ma allora che serve il fondo, ti potrei chiedere? Serve solo contro i debiti contratti per esigenze voluttuarie, ad esempio la macchina da corsa, e da investimenti. Ma chi oggi ha questa disponibilità se lo stipendio arriva a malapena a fine mese? Risultato, il fondo patrimoniale non serve più e anche chi lo ha già iscritto non ha fatto altro che buttare i soldi. Questa è la legge. Hai una seconda casa che non utilizzi né hai dato in affitto? Vorresti pagare il meno tasse possibili? Ecco qualche suggerimento per quanto riguarda la TARI, l'odiata imposta sui rifiuti. Immagina di avere una casa che hai ereditato da poco insieme ai tuoi fratelli. Dopo diverse trattative avete diviso l'immobile e a te è andato il primo piano. Se non che l'appartamento è tutto da ristrutturare. Nel frattempo, poiché manca l'agibilità, non puoi abitarlo né darlo in affitto e di conseguenza non hai neanche attivato le utenze della luce, dell'acqua o del gas. Ciononostante, il comune ti invia il bollettino di pagamento della TARI. Sei tenuto a versare l'imposta se la seconda casa è completamente inutilizzata? Non esistono esoneri, previsti dalla legge, per le case non affittate. Anche queste devono pagare la TARI. Tuttavia, se l'immobile è completamente inutilizzato e non risulta attivata alcuna utenza, l'imposta sulla spazzatura non è dovuta. Secondo il Ministero dell'Economia, la presenza di arredo o l'attivazione di utenze come l'acqua o la luce fanno presumere che l'immobile sia occupato e quindi che produca rifiuti. Ma come ricorda la Cassazione, è sempre concesso al contribuente dimostrare il contrario, ossia il fatto che comunque l'abitazione è rimasta del tutto inoccupata. In pratica, se la seconda casa non è allacciata alla rete idrica, alla rete elettrica o al riscaldamento e non hai un contratto per il telefono, la TARI non è dovuta.
Occhio però, è sempre bene fare una verifica presso il proprio comune che potrebbe magari prevedere degli appositi casi di esenzione o riduzione della TASI. Quindi informatevi. Questa è la legge. Facciamo il punto sul cosiddetto divieto di pignoramento della prima casa, introdotto in Italia nel 2013 con il cosiddetto decreto del fare del governo Letta. La normativa è infatti un po' frammentaria e apparentemente complessa, quindi cerchiamo di comprendere se la prima casa si può davvero pignorare. No! Il divieto di pignoramento della prima casa vale solo quando il creditore è l'agente della riscossione, il principale dei quali è Agenzia Entrate Riscossione, il che succede quando il contribuente, ad esempio, non paga le cartelle esattoriali o gli accertamenti fiscali immediatamente esecutivi dell'Agenzia delle Entrate o dell'INPS. Tutti gli altri creditori possono pignorare la prima casa. La può pignorare ad esempio la banca se non paghi il mutuo, il condominio se non versi gli oneri o un ex dipendente che non ha ottenuto gli stipendi, persino il tribunale in caso di fallimento dell'azienda. Dire che la prima casa non si può pignorare è sbagliato. Infatti, non è impignorabile la prima casa, ma l'unica. In altri termini, se il contribuente ha un solo immobile, vale il divieto di pignoramento, mentre se ne ha più di uno, si possono pignorare tutti. Per non farsi pignorare la casa, è necessario che questa sia anche l'unica. Vediamo ora quali condizioni non si può pignorare la prima casa. Sono essenzialmente tre. La prima condizione, come abbiamo già detto, è il creditore sia un agente della riscossione esattoriale. La seconda condizione per rendere impignorabile la prima casa, come abbiamo detto, è non avere intestati altri immobili o quote di immobili. Basterebbe avere anche una semplice quota in una casa in comproprietà, magari ereditata o in comunione con il coniuge, per rendere pignorabile anche la prima. Terza condizione, per non essere pignorabile la casa deve essere accatastata come civile abitazione, non deve essere di lusso, ossia non deve essere accatastata nelle categorie A8 e A9, e vi deve essere fissata la residenza. Se una persona ha una sola casa ma la dà in affitto, il fisco la può pignorare. Questa è la legge. Vuoi avere il bonus prima casa sulla seconda? Ecco come fare. Come ben saprai, il cosiddetto bonus prima casa si può ottenere una sola volta, appunto sulla prima casa. Il nome non è stato scelto per caso. A meno che non la vendi, ma lo puoi fare solo dopo 5 anni, non puoi acquistare una seconda casa con la stessa agevolazione fiscale. Ma c'è sempre un ma. E a dire quali sono le eccezioni è una recente sentenza della Cassazione. Sentiamo appunto cosa dice la Corte. Ricordiamo cos'è il bonus prima casa. Si tratta di un'agevolazione fiscale che consente un forte sconto sulle tasse a chi acquista la prima casa e la destina a propria residenza. Non deve ovviamente trattarsi di un immobile di lusso. In pratica, se acquisti dal costruttore, l'IVA è al 4% anziché al 10%, se invece acquisti da un privato, l'imposta di registro è al 2% anziché al 9%. Tradotto in soldi significa diverse decine di migliaia di euro in meno. Non si chiamerebbe però bonus prima casa se potesse essere usufruito per ogni casa. Chi ha già un immobile acquistato con l'agevolazione fiscale, anche se solo per una semplice quota, non può acquistarne un altro, almeno con la stessa agevolazione. La Cassazione però ha detto, sebbene non è sempre d'accordo con se stessa, che eccezionalmente si può ottenere il bonus anche sulla seconda casa senza dover vendere la prima. Ciò a condizione che quest'ultima sia diventata inidonea ad uso abitativo. Cosa significa inidonea? Si può considerare inidonea una casa quando, ad esempio, sopraggiungono ragioni igieniche o magari perché a seguito di un sisma è stata sfollata o perché delle crepe l'hanno resa pericolosa. Ma non solo, può essere inidonea una casa anche quando è di dimensioni troppo ridotte per la famiglia, perché nel frattempo si è ingrandita e non ci sono ad esempio camere a sufficienza per i figli. Quindi solo in questi casi si può comprare un'altra abitazione con l'agevolazione prima casa senza dover vendere la casa preposseduta. Questa è la legge. Hai acquistato un appartamento con il bonus prima casa, ora però lo vuoi affittare e andare a vivere altrove. Lo puoi fare?
Il bonus prima casa, che dà diritto a pagare l'IVA al 4% nelle vendite tra privati e l'imposta di registro al 2% anziché al 9%, spetta a condizione che il contribuente trasferisca al massimo entro 18 mesi dal rogito la propria residenza nel comune dove si trova il nuovo immobile. Ma attenzione, nel comune e non necessariamente all'indirizzo dove si trova questa abitazione. Risultato, puoi acquistare la casa e puoi darla in affitto andando a vivere altrove, ma se vuoi stare nello stesso comune devi per forza stare in affitto. Se infatti dovessi avere un'altra casa, decaderesti dal bonus che richiede un solo immobile nella stessa città. Questa è la legge. Vuoi avere due volte il bonus prima casa? Tu mi dirai, impossibile, il bonus prima casa spetta per un solo immobile e se già lo hai non lo puoi riavere. Bene, aspetta di sentire questo. Immagina di voler acquistare una casa e intestarla a tuo figlio. Per lui è la sua prima casa, per cui vorresti usufruire del bonus prima casa. Se non che lui è minorenne e dovresti pagare tu per lui l'acquisto. In più tu hai già un'abitazione, quella in cui vivi, comprata a suo tempo con la stessa agevolazione fiscale. Puoi allora usufruire una seconda volta del bonus prima casa se intesti la casa a tuo figlio? La risposta è sì. Quando doni la casa a tuo figlio, anche se sei tu a pagare il prezzo di acquisto e hai già un'abitazione ottenuta con il bonus, puoi usufruirne di nuovo, ovviamente a condizione che tuo figlio abbia la residenza nello stesso comune dove si trova il nuovo immobile. A confermarlo sono state sia l'Agenzia delle Entrate che la Cassazione. In questo modo potrai risparmiare davvero tanto, ti basti pensare che se compri una casa con il bonus, l'IVA aspetta al 4% e non al 10% e l'imposta di registro al 2% e non al 9%. Basta poco, questa è la legge. Dare una falsa residenza in comune può esporre a rischi anche di carattere penale. Come? Ti starei certamente chiedendo. Lo fanno tutti. Beh, come darti torto? C'è chi dichiara la propria residenza all'indirizzo della madre perché così crede di poter sfuggire alle notifiche degli atti giudiziari, alle multe, alle cartelle esattoriali per il bollo auto, alle raccomandate dei creditori. C'è chi invece ha due case e d'accordo con la moglie decide di separare le rispettive residenze per ottenere gli sconti fiscali. Il fatto poi che il più delle volte queste condotte non diano origine a alcuna conseguenza è solo sintomo di una pubblica amministrazione inefficiente, ma quando le autorità si svegliano sono dolori. La conferma in una sentenza della Cassazione pubblicata l'altro giorno. Stai a sentire perché. Secondo la Cassazione, chi dà all'ufficio anagrafe l'indirizzo di una residenza di comodo, dove cioè non vive abitualmente, commette il reato di falso ideologico. E questo perché le dichiarazioni sostitutive di certificazioni sono pienamente equiparate agli effetti penali agli atti pubblici poiché fatte a un pubblico ufficiale, l'ufficiale dell'anagrafe. Peraltro, se è vero che entro due giorni lavorativi il comune deve provvedere al cambio di residenza come da te comunicato, è anche vero che nei successivi 45 giorni la polizia municipale potrà presentarsi presso l'indirizzo in questione per verificare se ci vivi davvero e in caso contrario il cambio di residenza viene cancellato. Insomma, fregato due volte, ma caro mio, questa è la legge. Alla scadenza del contratto di affitto, il padrone di casa ti ha imposto un aumento del canone, una parte della quale dovrai versarla in nero e l'altra regolarmente. Tu gli hai detto che non sei disposto a pagare di più e lui per tutta risposta ti ha minacciato. Allora disdico il contratto. A te sembra una minaccia bella e buona. Lo puoi denunciare? Stai a sentire cosa ha detto riguardo la Cassazione. La facoltà di disdettare l'affitto 6 mesi prima del rinnovo automatico è un diritto sia del padrone di casa che dell'inquilino. Non va motivata. Non si può pertanto imporre al proprietario di rinnovare l'affitto se l'inquilino non accetta le nuove condizioni, ossia firmare un nuovo contratto con un canone più alto. Bene. Poiché la minaccia di far valere un proprio diritto, che nella specie è la disdetta dell'affitto, non è un reato, l'inquilino non può farci nulla. Non può cioè denunciare il padrone di casa. Il fatto poi di utilizzare un linguaggio forte che non pone sul tavolo delle trattative alcuna alternativa rispetto all'accettazione delle diverse condizioni contrattuali rispetto alla risoluzione del rapporto non può considerarsi una minaccia, e ciò per la fin troppo ovvia considerazione che la minaccia pone come alternativa il dover subire un male ingiusto, che nella specie non sussiste, visto che disdettare l'affitto è un diritto. Dire all'inquilino, se le cose non ti stanno bene, te ne vai, non è quindi reato e il comportamento del padrone di casa non può essere passibile di denuncia. Questa è la legge. Lo sai che se dichiari una residenza non vera, non solo commetti reato, quello di falso in atto pubblico, ma rischi anche di pagare 5 anni di tasse sulla casa. Non ci credi? Ecco cosa ha detto la Cassazione al riguardo.
Immagina, tu e tua moglie avete due case, una in città, l'altra al mare. Per poter sfruttare entrambi le agevolazioni fiscali sull'abitazione principale, decidete di sdoppiare le residenze. L'uno dichiara di abitare nell'appartamento in città, l'altro nella residenza estiva. Se non che il comune della località marittima, che sta facendo i controlli sui falsi residenti, viene a sapere dalla società elettrica che nella vostra casa al mare non viene consumata energia da ottobre a giugno. Per l'amministrazione non ci sono dubbi. Il fatto che il contatore non faccia un solo scatto non può che significare che l'appartamento è sostanzialmente vuoto e disabitato, il che mal si concilia col fatto che lo stesso dovrebbe essere il luogo di residenza di tua moglie. Così, sulla base di questo solo indizio, invia un accertamento e revoca l'agevolazione fiscale sull'abitazione principale. Può farlo? Sì, a detta della Cassazione. Il certificato anagrafico ha solo un valore presuntivo riguardo al luogo di residenza e può essere superato da una prova contraria, come ad esempio i bassi consumi della luce nel corso dell'ultimo triennio. Una prova sufficiente, a detta dei giudici supremi, per revocare la dichiarazione di residenza effettiva nel comune. Con la conseguenza che, una volta revocati i benefici sulla prima casa, attento, il contribuente sarà tenuto a pagare tutte le imposte degli ultimi 5 anni, IMU e TASI, oltre ovviamente agli interessi e alla sanzione. Un vero salasso, vero? Ma questa è la legge.